Procede bene il lavoro di preparazione del mondiale di trial che si svolgerà a Ponte di Legno dal 16 al 18 settembre. Il comitato organizzatore incontra periodicamente la federazione nazionale e quella internazionale per confrontarsi sui programmi ed avere le dritte giuste su come procedere, vista l'importanza della manifestazione che ha avuto l'appoggio da tutte le istituzioni pubbliche ed un nutrito supporto di sponsor di livello che garantiscono che tutto possa svolgersi al meglio. Soddisfatti dunque in casa Dynamic Trial, poiché l'appoggio di federazioni, enti e sponsor è un ottimo viatico per arrivare bene al taglio del nastro. In Germania abbiamo incontrato Michaud, che è un ex campione del mondo, che ormai è responsabile a livello internazionale da tanti anni nel settore trial, e a detta sua la nostra location è perfetta per organizzare anche successive manifestazioni, magari anche indoor nel palazzetto. Adesso però dobbiamo focalizzarci e pensare a questo nostro evento storico, e poi da lì potrebbe essere veramente un percorso istruttivo per poi costruire altri percorsi nel futuro. Però adesso concentriamoci solamente su questo. Dopo i giorni centrali di Ferragosto, il comitato organizzatore sarà al lavoro a Ponte di Legno per tracciare le zone di gara sia dal punto di vista tecnico-agonistico che da quello scenografico. Le zone controllate sono ormai tutte pronte, inizieremo a tracciare la vera tracciatura con le fettucce, le frecce, e inizieremo a farla dal 17-18 di agosto per non invadere troppo il terreno e quindi il bosco. E siamo ormai pronti per appunto questo evento importante. Un ringraziamento è dovuto sicuramente a tutti gli amici di Ponte di Legno, alla Proloco, al Comune, al Sindaco in primis, che hanno creduto questa manifestazione e hanno portato quindi questo evento importantissimo sul nostro territorio. Un'anteprima importante sul contorno del Mondiale di settembre, rappresentata da mostre e allestimenti per dare al pubblico anche quel qualcosa in più nel tempo libero. Una mostra di moto d'epoca legate non solamente al trail, ma al settore motociclistico e al fuoristrada, grazie a un amico bergamasco che mi ha messo a disposizione quasi 50 motoveicoli. E un'altra manifestazione collaterale che sarà sicuramente un'esposizione di auto d'epoca. E quindi in questo contesto potremo magari intercettare anche i curiosi che non conoscono il trail e vengono a vedere veicoli, motoveicoli di ogni età e vengono poi a vedere la nostra manifestazione. Per il pubblico che intende assistere al Mondiale dei Trial di Ponte di Legno ci sarà un percorso con accesso controllato. Ogni altra informazione viene pubblicata e aggiornata sul sito del comitato organizzatore www.dynamictrial.it.